Sono in mostra alla stazione ferroviaria di Palermo. Vediamo il servizio di Chiara Saturnino. Una tromba a pedale all'arrivo del treno veniva azionata dal capostazione mettendo un fischio che avvertiva del pericolo imminente. È uno degli oggetti che si possono osservare tra i plastici dal 1905 a oggi, i tipi di rotaie, un vecchio reattore per locomotori a vapore esposti alla stazione centrale di Palermo dal circolo ferromodellistico palermitano Pippo Tomaselli. E per la prima volta è un vagone ferroviario ad ospitare la mostra che vuole raccontare la storia delle ferrovie. Il vagone ospita inoltre il primo concorso fotografico sul tema Il treno in Sicilia. Consideriamo il treno come mezzo di trasporto e non come mezzo storico che ci ha accompagnato dalle origini fino ai giorni nostri. La prima ferrovia che è nata in Sicilia univa Palermo Porto con Agrigento, Porto Empedocle Porto, passando dalle zolfatare che ci sono all'interno.